Su tutta questa vicenda delle restituzioni del Movimento 5 Stelle, che peraltro corrispondono a quanto io verso volontariamente per sostenere l'attività del mio partito, perché vorrei ricordarlo, se uno va a vedere il sito, io l'ho Al guardato partito, non ai spesso. cittadini. Sì, se uno va a guardare, se uno, beh, io sono stato il relatore della legge che ha abolito il finanziamento pubblico, mi fa molto piacere di averlo fatto, ma la vita politica è Non avete esattamente abolito come la niente, vostra e ti Piano, dirò per favore. perché. Perché se uno va a vedere il sito delle vostre restituzioni, non mi ricordo com'è il nome del. Passo dopo passo, no, com'è che si chiama, non lo so. Ti rendi conto, Puntitti? Piano, secondo me sto passo dopo passo è del Partito Sì, Democratico. Mi ricordo ho da. No, sbagliato. Ti rendi ecco, conto.it, non ti glielo rendi volevo dire conto. prima, ma. Sì, vabbè, mi sono confuso. Ti rendi conto.it, vede che ci sono dei rimborsi, penso a Luigi Di Maio, l'ho guardato tante volte, 10.000 euro di rimborsi mensili, non stiamo parlando di illegalità, sono rimborsi per spese legate all'attività politica sul territorio. Ma allora dov'è tutta questa diversità? Se su un complessivo ammontare che per i deputati della Repubblica corrisponde a circa 13.000, dipende dai mesi, 13.500 euro, 14.000 euro, di cui 5.000 di indennità, poi si chiedono 10.000 euro di rimborso per attività politiche e poi magari si scopre che 10 su 100 parlamentari neanche quello hanno fatto. Ma allora dov'è tutta questa diversità? In queste ore sta cadendo il castello della presunta superiorità morale del Movimento Ma che 5 sta Stelle, che voleva accadendo, Piano? dimostrarci che gli altri nei confronti dei cittadini sono dei malversatori o dei ladri. E invece il Movimento 5 Stelle ha tutta una diversità. E non è così, signori. Di Non è così, Stefano. lo dimostrano i numeri. Di Stefano.